Inter Venezia 2 1 si chiude con l'incornata poderosa di Edin Dzeko questo gennaio 2022 dell'Inter che nonostante le difficoltà soprattutto nella seconda parte di queste gare a livello di gioco e a livello di brillantezza alla fine rimane un percorso ancora una volta molto positivo. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter come di consueto nel giorno dopo il match nerazzurro ci dedichiamo all'analisi più a freddo della partita e alle pagelle, così da fare un bilancio, come dicevo, di questa ultima partita, questo ultimo impegno dell'Inter in vista eh, della seconda parte di stagione. Adesso arriva la sosta di fine gennaio, e poi siamo pronti a dedicarci al Milan, al Napoli, alla doppia sfida con il Liverpool, alla Coppa Italia e tutte le altre importantissime partite. Prima di vedere le pagelle, come sempre, faccio una piccolissima mia analisi di Inter Venezia. Partendo da un presupposto importante, che l'Inter avrebbe avuto delle difficoltà, me l'aspettavo. Eh, probabilmente non pensavo così tante, perché, comunque sia, è venuta fuori una partita dove, se non ci mette il cioccolatino Dumfries e l'incornata Geco nel finale, rischi davvero di andarla a pareggiare. E sarebbe stato, nonostante tutte le attenuanti, un pareggio. Eh, non so quanto giustificato perché è vero che l'Inter è stanca è vero che arrivavamo da un Tour de Force con tante partite due delle quali giocate fino ai 120 minuti però francamente giocando in casa contro un Venezia che arrivava a diciassettesimo e con tantissime assenze per Covid la vittoria prima o poi dovevi portarla a casa in un modo o nell'altro per fortuna ce l'abbiamo fatta come dicevo grazie alla premiata ditta Dumfries-Gieco e alla fine la partita è andata ad incanalarsi nel risultato che nei numeri eh, che, che i numeri confermano sostanzialmente. Io mi sono segnato come sempre qualche statistica, vi do giusto qualche numero di questa partita, ce ne sarebbero tanti altri che poi cercherò magari di riguardarmi bene anche riguardando la cosa che non ho ancora avuto il tempo di fare, però i tiri totali 24 a 3, occasioni da gol 19 a 2, passaggi totali 596 Inter, 208 Venezia. Pallone in avanti 455 Inter, 58 Venezia, passaggi nella tre quarti riusciti 239 Inter, 24 Venezia. In più, in tutto questo, il baricentro medio, 62 metri Inter, 38 Venezia. Quindi è inevitabile che la partita sia stata tutta eh, con lo stesso spartito. Quindi, un Inter che gestiva il pallone, tutta riversata nella metà campo avversaria e il Venezia che provava a contenere e, e a difendersi eh, dagli attacchi. Devo anche dire poi che in realtà il Venezia alla fine lo ha fatto molto bene perché è inevitabile che preparando una partita in questa maniera. Il risultato sono proprio questi numeri, però se poi noi andiamo a vedere come il Venezia ha interpretato lo spartito che si, era, eh, che si era preparata, secondo me lo ha fatto molto bene, si è difesa bene, soprattutto nel primo tempo dove ha tenuto le linee molto compatte e ha messo in difficoltà l'attacco nerazzurro e anche nel secondo poi in realtà non ha fatto così male. L'Inter, ripeto, alla fine vince meritatamente. Però, alla fine, se noi andiamo a vederci la partita, il Venezia era venuto qui cercando di strappare il punto, aveva trovato addirittura un gol che forse non aveva messo in conto di trovare e ce la stava per fare. Quando nel finale il, il vice allenatore di Zanetti dice Avremmo meritato qualcosa in più, è evidente che dai numeri non è così. Però lui fa questo ragionamento: io ho preparato la partita così. L'Inter non ha creato 350 palle gol nitide, ha creato tanto, ma di palle gol vere e proprie non ce ne sono state tantissime forse il pareggio l'avrei anche meritato. Questo secondo me è il suo ragionamento. D'accordo o meno che possiamo essere. Comunque, al di là di questo, l'Inter, come dicevo, porta a casa tre punti fondamentali perché poi questa sera ci gioca Milan-Juventus e quindi possiamo sperare che magari eh, ci sia qualche passo falso da parte, io spero di entrambe, però la corsa in questo momento la facciamo sul Milan, quindi se il Milan dovesse perdere punti non sarebbe affatto male. Eh, quindi vittoria meritata assolutamente, e per l'ennesima volta chiudo questa brevissima analisi dicendo: quando si guardano le partite dell'Inter, soprattutto da quando è passata nelle mani di Simone Inzaghi, dobbiamo essere consapevoli che fino al 93, 94, 95 esimo i giudizi vanno messi da parte, vanno messi un attimo nel congelatore perché poi noi, quando siamo in diretta, vediamo sempre tantissimi commenti, soprattutto quando andiamo in svantaggio o comunque non riusciamo a sbloccare le partite. Eh, tanti commenti negativi, ma questo fa schifo, questo è calato, questo non va bene. Però, come vi dice sempre il nostro Lorenzo, e qui faccio mie le sue parole, le partite durano 90 minuti più recupero. E in, in un calcio come è quello italiano, soprattutto in cui se finisce 1-1 perché Gieco il colpo di testa lo mette sul palo, fa tutto schifo, e se finisce 2-1 perché invece Gieco fa gol, va tutto bene. Eh, in, in un calcio in cui c'è questo tipo di, di situazione. Aspettiamo davvero il fischio finale perché è sufficiente un gol anche con un po' di fortuna. Dico in generale, non riferito a ieri, per cambiare diametralmente i giudizi. Una cosa che a me non piace perché secondo me il giudizio andrebbe fatto addirittura, dico quasi a prescindere dal risultato, ma comunque tenendo conto di tutto. però in Italia vinci 1-0, sei un fenomeno, fai 0-0, sei una pippa. Quindi questo dovrebbe essere anche eh, quello che deve guidarci nei, nei giudizi. Detto tutto questo, mi sono dilungato fin troppo. Andiamo a vedere le pagelle, le valutazioni del nostro Pietro Magnani. Come sempre vi ripeto, primo eh, avviso consueto, i voti e le valutazioni sono soggettive. Quindi ce la guardiamo, ci facciamo delle considerazioni. A partire da quelli che, secondo il nostro Pietro, e sono d'accordo, sono i due, eh, come dire, i due colpevoli del gol del Venezia. Io ho detto a caldo e lo ribadisco che secondo la mia opinione, chiaramente fatemi sapere la vostra, il principale colpevole in questa azione non è Skriniar ma è Andanovic. So che da parte di tanti tifosi c'è una sorta di eh, volontà di difendere il capitano, leggo anche spesso commenti del tipo chi gli dà l'insufficienza lo fa per partito preso. La cosa non mi rappresenta, quindi non rispondo ad eventuali commenti di questo tipo. Eh, però devo dire che ieri sì, Screenier fa un errore grave, perché obiettivamente da un difensore come lui, soprattutto in uno stato di forma come quello in cui è oggi, non ti aspetti che si lasci scappare alle spalle l'attaccante. Io poi dico però che per un difensore, così come per un centrocampista, un attaccante, eccetera, eh, ci può stare quel piccolo eh, passo in più. Ieri screener ha fatto banalmente un passo in più in avanti. E poi si è reso conto di essersi perso il difensore, non ha avuto più modo di recuperare. Io poi mi sono rivisto l'azione, Andanovic, secondo me, ha intuito che il colpo di testa sarebbe arrivato all'attaccante quando è partito il cross, perché si è subito rivolto verso quella coppia e ha visto che Screener era in ritardo quindi ha avuto tutto il tempo di capirlo. E nonostante il colpo di testa, secondo me, non fosse così irresistibile, non è riuscito a sventarlo. Quindi errore, sì, di screener che giustamente viene, col viene colpevolizzato però il portiere è lì anche per quello è lì per metterti la pezza quando tu sbagli e secondo me qui poteva poteva fare sicuramente qualcosa di più comunque un 5 diciamo per entrambi ci può stare così facciamo eh, suddividiamo le colpe diciamo così eh, 5 metri dovrai 6 a bastoni allora bastoni ieri mi è piaciuto meno del solito eh, secondo me ha sbagliato tanti palloni in verticale tanti cross e eh, però è anche, secondo me, molto stanco. Perché già contro l'Atalanta l'ho visto molto in calo e gli farà bene, secondo me, questa sosta. Un po' sulla stessa lunghezza d'onda, è entrato Di Marco. Anche lui è entrato con la necessità di spingere di più, però non gli ho visto fare grandi cross precisi, grandi palloni pericolosi. Quindi, un po' da rivedere la precisione dei nostri difensori. Faccio un piccolo inciso prima di andare avanti. Prendiamo anche in considerazione una cosa, ragazzi. Quando giochi una partita dove per 90 minuti tu sei eh, completamente nella metà campo avversaria e devi affrontare una squadra che gioca su due linee da 5 molto compatte, è inevitabile che la percentuale di errore salga, perché devi giocare in spazi sempre più stretti, con tempi sempre più ristretti e quindi è chiaro che rispetto ad una partita tra virgolette normale ci siano degli errori numericamente maggiori quindi teniamo da conto anche questo nel dare i giudizi eh, Darmian 6 anche lui secondo me da quando è rientrato all'infortunio, è un po' andato in calo e poi vabbè fatto un cross nell'occasione del gol dell'1-1 molto bello perché era marcato da due uomini e non era facile il confronto secondo me risulta un po' negativo per lui nel momento in cui Dumfries entra in campo e in pochi minuti ti mette il cioccolatino per Geko è chiaro che uno pensa a Dumfries e pensa a Darmian e sembra che Darmian abbia fatto malissimo il 6 secondo me ci può stare, tutto sommato. Così come ci sta il 7 a Barella, anche per me migliore in campo, era entrato benissimo già contro l'Empoli in Coppa Italia, ha sbagliato veramente pochissimi palloni, ieri ha avuto anche il merito di trovare il gol. Barella era stato un po' in calo nelle scorse partite, prima di, fino a Natale diciamo così, eh, più che in calo diciamo che si vedeva meno rispetto agli altri centrocampisti e secondo me criticarlo era diventato un po' una moda. Prendendo anche spunto dal fatto che ah, questo adesso ha rinnovato, sarà il capitano. Se è seduto sugli allori. Non credo. Eh, Barella adesso è ritornato a, a crescere, e, e i risultati si stanno vedendo, perché tra oggi e le ultime partite è stato sempre uno dei migliori. Vidal 5, mezzo, secondo me, quel gol lì che sbaglia nel finale che poteva chiudere la partita, un po' pesa perché da un giocatore come lui ti aspetti che lì non sbagli. E non è, secondo me, il Vidal di. Ricordo per esempio Intergeno avere una Inter, -Inter all'inizio campionato o più avanti Inter Sheriff, Sheriff Inter, eccetera, però non, fa neanche, non è neanche così malvagio. Quindi può essere una risorsa, secondo me può fare meglio, però abbiamo visto anche dei Vidal Peggiori, quindi teniamo in considerazione anche questo. Brozovic e Ceranoglu 5,5. Io qui sono meno d'accordo sul voto del turco perché secondo me Brozovic ieri allora, Brozovic ha giocato con la diffida. In mente, secondo me, io ho percepito questo, poi magari non è così, però io da parte di Brozzo ho percepito un, un freno in più dovuto alla diffida e alla necessità di non prendere il giallo per non saltare il derby. E, po e poi, come dicevo prima, rientra il discorso che ho fatto poco fa sulle percentuali di errore sia per lui che per Cialanoglu. Per quanto riguarda Ciala, però, secondo me il 5,5 è un po' ingeneroso, anche perché anche qui mi sono segnato dei dati eh, primo come passaggi nella tre quarti. Passaggi riusciti nella tre quarti offensiva di tutta la partita: 43, tre passaggi chiave, 110 palle giocate. Quello che ne ha giocate di più e anche il giocatore che ha corso di più, scalzando proprio Marcelo Brozovic, che di solito ha sempre questo primato. Quindi, secondo me, Ciala il 6 o forse anche il e mezzo come premio l'avrebbe meritato. però ripeto, valutazioni molto soggettive. Un altro giocatore che secondo me fa vedere un po' di calo, soprattutto da Atalanta, Inter in poi, è Ivan Perisic, ed è normale, ragazzi, Perisic. È un robot, però eh, alla fine è umano anche lui. Ha una percentuale di umanità forse minore rispetto a, a tutti noi comuni mortali a livello atletico, però è, è umano anche lui. E ci sta che sia un pochino in calo. Gli sta mancando un po' quella brillantezza a livello atletico che fino a poche settimane fa lo portava a puntare l'uomo e a saltarlo praticamente sempre. Oggi, secondo me, vedi che in quel fondamentale lì inizia ad avere un po' di affanno. Speriamo che la sosta aiuti anche lui. Capitolo Attacco. Che secondo me è quello più interessante anche per eh, discorsi di mercato. Lautaro Martinez, io ragazzi ho visto tante, tante critiche ai sui, nei suoi confronti, e francamente dopo la partita di ieri non posso dire che non siano giustificate. Eh, di solito, come per esempio anche con l'Empoli, eh, lo vedi molto di più nel dialogo con i compagni, nel legare i due reparti d'attacco e di centrocampo. Ieri è mancato anche lì e quindi secondo me il 5 è meritato. A me sembra sempre molto riduttivo dire, come dicevo prima per Barella, ecco adesso ha rinnovato, gli hanno alzato lo stipendio e lui ha smesso di giocare. Secondo me sono commenti un po', un po poveri di contenuto, non, non, non vado su queste tematiche. Eh, indubbiamente in difficoltà, indubbiamente deve fare di più, indubbiamente ci aspettiamo tutti di più eh, da parte sua. Non lo so. Io voglio dargli ancora del tempo, io quando sento dire l'autaro in realtà è scarso, ce ne stiamo accorgendo, sinceramente rimango un po' basito perché comunque non mi sembra il tipo di giocatore con il quale utilizzare questi commenti. Mi limito a dire deve dare molto di più, me lo aspetto anche io e vediamo perché poi adesso arrivano altre partite decisive e se lì dovesse mettere il suo timbro allora cambia tutto. Altra buona prova invece per Alexis Sanchez, sono d'accordo sul 6,5, ieri l'ho ripetuto più volte durante la cronaca. Mi sembrava evidente che Sanchez fosse il giocatore ideale da dover inserire in una partita in cui avevi bisogno di qualcuno che ti creasse scompiglio tra le linee del Venezia. Il Mister, secondo me, l'ha messo anche un po' troppo tardi, non è una, una critica cattiva, però secondo me poteva anticipare un po' di più la scelta e soprattutto, al di là del fatto che poi la partita è andata bene, come dicevamo appunto in diretta. Poteva forse provare a cambiare qualcosa, cioè non fare il classico cambio ruolo per ruolo, ma provare, per esempio, le tre punte, inserendo Sanchez insieme a Lautaro e Geco e creando quindi forse più pericolosità. Comunque, non l'ha fatto, Sanchez alla fine non è entrato male, ha dato anche un gran pallone a Vidal al 91esimo, dove Arturo, come dicevo prima, ha sbagliato. Adesso arriva la sosta, lui andrà a giocare con il Cile. E quindi enorme punto di domanda su quello che accadrà da febbraio in poi, che però, vedremo in seguito. Chiudo su Dzeko, eh, chiaramente il 7 è dovuto soprattutto alla pesantezza del gol che lui trova al novantesimo. Ieri secondo me è altra partita non proprio positiva di Dzeko. Eh, lui fa sempre un gran lavoro, lo diciamo sempre a livello di sponda, a livello di raccolta tra i reparti. Ho visto prima di, di, di registrare, ho visto la heatmap, era ovunque. Cioè se, se io vi avessi fatto vedere quella heatmap senza dirvi il giocatore, mi avreste detto è un centrocampista. E invece, è Geco che di fatto è un tutto campista. Quindi rimane un giocatore molto prezioso, secondo me, bisogna iniziare a entrare nell'ordine delle idee. Che Geco fare il titolare sempre è difficile che ci riesca perché fare 90 minuti magari ogni tre giorni, magari a volte arrivando anche ai 120, per quanto sia fortissimo, un giocatore meraviglioso, non ha più, probabilmente, la fisicità per farcela. Al momento non ha alternative perché il mio titolare fin da agosto lo dico da sempre nell'ottica dei mesi futuri sarebbe stato Correa che però purtroppo è ancora infortunato vediamo se il mercato dal mercato arriva qualcuno il nome più caldo al momento sembra essere Caicedo che di certo non può fare il titolare però magari gli può dare un po' di respiro in più lo vedremo queste ragazzi quindi erano le pagelle, credo di essermi dilungato anche fin troppo e me ne scuso, però volevo darvi anche tutte le, le, le letture che ho avuto io nel guardare la partita che adesso andrò a riguardarmi per giudicarla ancora meglio a freddo. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio iscrivetevi al canale innanzitutto se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un commento con l'emoji della penna, visto che abbiamo... Eh, scritto queste pagelle e le abbiamo giudicate in questo episodio, fatemi sapere quindi cosa ne pensate delle nostre valutazioni. Per il resto, se volete sostenere il nostro progetto trovate tutti i riferimenti per abbonarvi qui sotto o direttamente sul canale YouTube o su www.passioneinter.club e per quanto riguarda gli appuntamenti quotidiani, ci vediamo come sempre in diretta su YouTube e su Twitch dalle 19.30.